È arrivato quel momento, l'ultimo episodio della carriera allenatore con il nostro Parma e il nostro Mister Allegri. Allora, oggi andremo a fare appunto l'ultimo episodio e diciamo che speriamo bene, perché intanto abbiamo la semifinale di ritorno con il Real, che all'andata abbiamo fatto 3-2 per noi e dovremo essere bravi a mantenere questo vantaggio, ok? La squadra è pronta, a parte Timber e Casale, ma abbiamo Teze e Scalvini che stanno in grande forma, quindi non sono troppo preoccupato. Mettiamo anche Sulé. No, lasciamo così per il resto e va benissimo così. Quindi, partita di ritorno contro il Real Madrid, partita molto sentita perché da questa partita È tra gli osservati Si speciali capirà se quest'oggi. sarà una stagione Milan e sue agenti potenzialmente avversari. Manca interessante poco al o calcio d'inizio, lo sapete potenzialmente un bene. po' fallimentare, non troppo, perché comunque il campionato l'abbiamo vinto. Però sappiamo tutti che il nostro Ho trovato obiettivo Daniel principale Bernabeu e oggi ho quest'anno una è la cena direttamente al Champions. Bernabeu. Un saluto alla mia Siamo al regina Caterina, Bernabéu, quindi prontissima per le cronache. siamo in casa del Real Attenzione, Madrid, sappiamo che il attenzione Real in all'ultima casa, battuta del almeno nella sesto realtà, attore. si Si trasforma. sfidano Real Speriamo che non Madrid sia questo il e caso. Parma. La vittoria dell'andata, Ragazzi, sia pure con margine ridotto, rappresenta un tesoretto da voglio difendere con chiudere le una unghie. carriera Forse il con un gran cuore successo armeno potrà aiutarci a incredibile. portare a Ce casa la il trofeo. faremo? Speriamo. Chiesa. Chiesa, oggi chiamato la grande impresa. Bravo Zaccaria. Guarda Sulé. Avanzano della tre quarti avversaria. Attenzione, grande possibilità. No! Traversa, incredibile La occasione. traversa di Sulé. La traversa. Perché c'è Allen? Perché c'è Haller, ragazzi? Ma io ho messo Sulé? Ma c'è qualcosa che non mi quadra. Perché c'è Haller? Che mi son perso? Vabbè. Forse è il destino. Forse Haller doveva giocare per forza. Vediamo che, speriamo che non ci faccia dubitare di questa cosa, del destino. Me lo auguro. Con tutto il cuore. Però Aurélien Tchouaméni. la cosa che io l'ho cambiato e non sei cambiato, non l'ho capita, eh. Ragazzi, prendiamola come un segno Lukaku. del destino positivo. Prendiamola Lukaku. bene. Ha letto bene questa Bravissimo. situazione da cross. Ma c'hai pure Casale Timber? Camavinga. Ma non mi ha cambiato niente, non mi ha cambiato Palla allora, per Lukaku. scusatemi. Vabbè, doveva andare così. Tanganga. Ha spazio nella fascia laterale. Tanganga? Non so che ci faccia lì. Tanganga Cross lungo per sul primo Chiesa. palo. La spalla Deviata. nera in calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Batte Allen. Sceglie Vede l'appoggio. Chicco. Chicco Chiesa. Che se la Chiesa. sposta. Il tiro è Pallone buono, fuori. ma viene appunto murato, come dice il nostro telecronista preferito. Paquetà. Pacchetta per Nuno. Ottimo il tiki-taka qui. Per Può lui è un mettersi derby. nel Perché? vicinato qui Perché e lì? evitare la minaccia. Perché lì? Perché lì? Assolutamente Paquetà. perché lì? Allen. Niente. La Difesa del perde. Real Madrid molto coperta. Molto coperta. Calma. Calma. Come Zaniolo. giocano questi, oh? Calma. Si butta in avanti. No. Nuno. Lozano. Bravo Casale. Palla che finisce in Bravo aria. Casale. Chance su calcio d'angolo da Che sfruttare per questa partita. ansia, La ragazzi. reazione dei tifosi è Che tutto ansia. programma. Bravissimi. Tanganga. Perché? Perché lì? Lascia il pressing Perché? qui. Mamma mia. Occasione completamente Mamma mia. sballata che termina fuori. Veramente Era mamma evidente mia. che Perché lì sarebbe non lo stato so. lecito attendersi molto di più. Calma, ragazzi. Occhio a Guarda Camavinga. Allen. Palla dentro a Guarda Allen. Camavinga. Ah. Buono qui l'intervento del portiere. Gliel'ha passata sta palla. Scusatemi. Era molto controllabile. Non era involontario. Taglia in Parte di due di fronte con scherzi. questo laccio, attenzione. Zaniolo, che qui è un fuoriclasse. Zaniolo. No. Cerca la rete, Mamma mia, bella Blanco, dov'è conclusione, bella arrivato? conclusione dal portiere. Blanco, dov'è arrivato? Parata magistrale di Blanco. Cambia corto sul compagno. La mette in mezzo. Sembrava No, no, attendersi no, no, decisiva qui Blanco. la deviazione. Portiere Timber. allontana senza problemi. Camavinga è tua. Camavinga. Vada solo Camavinga. Allen.
Allen però. Passaggio intercettato. Cioè, qui non è l'errore di Allen, ma Camavinga che non si è fatto vedere. Ecco Zaniolo. Bravo Timber. Che intervento. Dai. Allora, primo Cala il sipario su questo punto di tempo tabella. 0-0. A noi va benissimo anche lo 0-0, onestamente, vada Dio, non è un problema. L'importante, appunto, è tenere questo 0-0 che sarà complesso. Primo Perché il pallone Real da rimessa gioca per il Real Madrid. non benissimissimo, ma neanche malissimo. Cosa fa Chiesa? Perché non sulla palla Chiesa? Ma che cazzo? Questa non l'ho capita comunque. Narva del vantaggio, occhio al Non l'ho Madrid. per niente capita sta scivolata. Io volevo prendere il pallone, era abbastanza evidente, Pallone che ma viene recuperato. va bene. Nelle ultime ore c'è entrato Moukoko in rete un interessante per rumor Chiesa. relativo a questo calciatore. Chiesa. Qualcuno parla addirittura di una trattativa Com'è che già si chiama avviata, questo Segovia? Vabbè. seppur sotto traccia. Io sono Chiesa. convinto che farà parte del Chiesa! grande Chicco capolavoro Chiesa! dell'Inter. Porta il Parma in vantaggio per un complessivo di 4-2. Ora il Parma è abbastanza in vantaggio. Siamo in vantaggio abbastanza È difficile interessante. pulire l'azione del gol. Una ripartenza da fuori. Calma. E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere Lovren. Bravo. Chiesa in Champions è un campione. Cioè, Chiesa è veramente un giocatore Si prende il fenomenale. Ha pallone. fatto Punteggio 11 gol complessivo della in partita. Champions. 4-2. 11. Quasi come CR7 ai tempi d'oro. Cioè, incredibile, incredibile. Ed è un esterno, Scarica su Quindi tanta Hernandez. roba. Ecco Veramente Hernandez. tanta roba. Vabbè che il nostro gioco si concentra molto Paolo sugli Guedes apre. esterni, a dir la verità. Palla per Zaniolo. Teniamola, Tira teniamola. Chouameni. Bravo Timber. Buona qui la lettura del Intervento difensore. paradisiaco. Calendario che offre sempre spettacolo e emozioni. Camavinga. Prossimo match che potete seguire live su EA Non so Sports. perché a Ogni Chiesa. club diverse le loro partite. No, Solo Chiesa per questo poco club non ci ha il modo arriva. di intendere il calcio dei Tra l'altro vincenti. Chiesa manco l'hanno Entrambi si ammonito dopo provano un quell'intervento contrasto criminale. fisico. Domanda, Occhio all'azione filtrante. Protegge palla Tanganga su Lovren. Vinicius. No, 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 Riceve no. palla, va impressato. Blanco Palla sul para. portiere, ma non è finita. Camavinga, non so cosa stia Vinicius con facendo. recupero. Non affonda per Berisha, aspettare e poi No, no, colpire. no, no, Blanco. Lì non Stretto. poteva farci niente. Il replay evidenzia l'intervento Lì non tardivo del poteva portiere farci niente, Vinicius. ragazzi. Questo Cercare tutti quegli spazi dati. 1-2 così veloce, fulmineo, ci ha impedito di far qualsiasi cosa. Sputo totale. Moukoko. Niente. Calma, calma, siamo ancora in vantaggio. Dobbiamo resistere. Tocco impreciso, pallone recuperato. Allen per Moukoko. Oh, ma Allen, che cavolo? E partimi, Allen, su. Pavard. Calma, mancano 15 Siamo minuti. entrati nell'ultimo quarto d'ora. Mancano 15 Real Madrid minuti. che prova a rendersi pericoloso. Mamma mia, che ansia. Forze fresche per il Real Madrid. Bravo Tanganga. No, Palla in zona Zaccaria. attacco. Intervento Pavia maldestro di Hernandez. Zaccaria. Tanganga però c'è ancora. Palla Mancano toccata in 10 out. minuti. Sarà calcio d'angolo. Mancano 10 minuti, ragazzi. Sceglie il tocco corto. Bravo Attenta Allen. Ne l'apertura del difensore. mancano 9 quasi. Quasi 9. Stiamo soffrendo un po'. Sceglie il fraseggio. Cross al centro. No, 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 Lo no. prende bene No, no, Moukoko. no, no. E c'è il gol sulla ribattuta. Il tappeto in Non ci scena dopo la credo. risposta del portiere. Zaniolo. Maledetto Zaniolo. Allora, Ilic, Sule, Camara, Guendouzi, Kvaratskhelia. È il suo momento. Ebbene sì, Il ragazzi. replay evidenzia come il portiere non abbia La squadra ha colpito bisogno di Lovren, ha cambi. fatto il massimo, Ed è sperando giusto alla cambiare. fine che la palla Sono finisse stanchi, nell'uomo sono avversario, stanchi. che da lì non Sono potevano troppo stanchi i sbagliare. giocatori. E dai, il tecnico non So che sbaglia mai, cambiare ma Chiesa questo sembra una rischio mossa di giocatore della difesa. abbastanza così Moukoko così. Ma complessivamente capirete il gestisce la perché. sfida per le due Kvara. squadre, 4 per parte. Kvaratskhelia. Prova a costruire un'altra Ancora chance, questa Kvaratskhelia. finale per vincere la gara. Sì, però se vi Attacco date lento, meglio del fastidio da soli, solito. ragazzi, è un problema, eh. E non vorrei dire, ma. E siamo entrati No, no, inoltre negli no, ultimi no, due no. minuti. Mamma mia, raga. Nuno, sei veloce, Nuno. Mannaggia, Nuno. Bravo. Bravissimi. No! Così può C'era passare, Moukoko che si risalto stava muovendo in passaggio profondità. decisivo ai Mannaggia tutto. I supplementari. supplementari non li volevo. I supplementari non li volevo mai.
Non li volevo mai. È dura. È molto complessa sta partita. Me l'aspettavo poi, che fosse complessa. Diciamo che su 2-0 eravamo più tranquilli. Su 2-0, sul 4-2 complessivo. Ma ci hanno saputo rimontare. Ma. Kvaratskhelia! 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 Avete capito il perché? Kvaratskhelia? Eccolo perché! Eccolo il perché! Perché è più fresco ed è un giocatore che sa dribblare molto bene nello stretto. E serviva questo in questo momento. Per dare quella possibilità di andare ancora avanti. 5-2 complessivo. Mamma mia. Che fatica. Poi la squadra stava facendo un po' di fatica. Era ora di fare qualche cambio fisico. Sulle. Perché Ndosi. Mukoko fallo. Come no? Non è possibile. Bravo Sulè, però lo stop un po' meno. Lo stop un pochino meno bello. No, no, Ndosi. Vabbè, se fate possesso, ma va benissimo, eh. L'importante è che non fate gol. Anche se vorrei chiuderla, a essere onesto. Blanco, mi sono preso tipo 7 infarti nel mentre. Ok, primo tempo supplementare andato. Primo tempo supplementare andato. Ragazzi, calma, mancano solo 15 minuti su FIFA, che vogliono dire 3 minuti nella vita reale, se non meno. Anzi, no, meno, 1 minuto e mezzo. Quindi calma, si può fare. Io i rigori non ci voglio andare, raga. Cioè, i rigori ho lo spauracchio, ve lo dico. Dava del vantaggio, occhio al Madrid. Perché so che i rigori perdiamo. Conoscendo il gioco un pochino, i rigori perdiamo. Efficace qui la lettura, palla in zona d'attacco. Calma. No. No. Può andare direttamente in porta, glielo chiede anche il pubblico. Bravo Timber, però dei ripassi. Nuno. Camara. Gendosi. Sule. Mukoko. Per Sule. Tanganga. No, Tanganga, perché non vai? Perché non vai? Uno, liscio. Casale. No. No. No, 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 no. Palla. Palla, a folle. No. No. Ah, il giallo. Mi ero preso paura, ragazzi. Che fosse rosso. Ma fa vedere? Qui non si vede. Ma qui non si vede. Ma scusate, ma che replay è? No, raga, cioè, io mi oppongo. Raga, mi oppongo. Cioè, ma mi oppongo tantissimo. Ma questo potrà mai essere fallo? Ma scusatemi. Ma scusatemi. No, vabbè, no. A parte che era già per terra. Prima che lui decidesse dove andare. Di conseguenza, che senso ha? Piglia la palla interamente. Il giocatore ci va addosso. Fallo contro di me. Presentato tu per tu col portiere, se non l'avesse steso, Cioè, dai, è imbarazzante. Per un semplice giallo, è veramente imbarazzante. Occhio al tiro. Palla sul palo e quindi sul fondo. Che fortuna. Porca miseria, che rischio. No, se segnava qua veramente era una roba agghiacciante. Ragazzi, è finita. Siamo in finale di Champions. Siamo in finale di Champions. Wow. Porca miseria, che fatica. Comunque, da notare l'orologio buggato su 99.59, raga. 99.59. Che partita. Cioè, se entrava quella punizione, vi giuro che io, cioè, veramente non sapevo, non avrei saputo cosa fare. Siamo in finale con l'Atletico Madrid. Ci va anche bene, perché il PSG è forte, fortissimo. In finale con l'Atletico Madrid. Ci va da Dio. Ma da Dio proprio. Allora. Ma quali 5 minuti? Abbiamo fatto gol al 103esimo. Che cazzo. Ma che interviste sono?
Non ha senso, non ha senso, non ha senso. Assolutamente non c'ha senso. Assolutamente non c'ha senso questa cosa. Non c'ha veramente senso. Ma tu Scavini dovevi giocare? È che Timber non voleva lasciarti il posto. Cioè, è incredibile sta cosa. Allora, abbiamo il Napoli, che ovviamente simuliamo perché non ci interessa, però abbiamo la finale di Coppa, fra 3 giorni, quindi dovremmo fare turnover. Allora, vediamo un po'. Ci butto dentro Ilic, va bene. No, che Ilic. Mettiamoci Scalvini. Chi se ne frega, ragazzi. Mettiamoci Guendouzi. Mettiamoci. Ma che Camavinga? Ilic, Camara, Kvaratskhelia, Sessegnon, Teze. Però così non c'ho Scalvini. Scusate. Ricci. Coren. E che ci butto dentro io? Blanco. Così a buffo. Anzi, a sto punto ha più senso mettere Coren in attacco, così si stanca. Lo so, raga, che non c'ha senso, però. Però non posso fare diversamente per fare un po' di turnover. Non c'ho l'attaccante. 3-3. Camavinga. Paquetà, Paquetà. Non ha segnato Coren, mannaggia. Se segnava Coren tipo Provedel era fantastico. Allora, Coppa Italia finale Stadium Name 157 Stadio Olimpico Full Cham. Benissimo, vedo che tutto molto in ordine. La squadra è pronta. Come fanno a essere stanchi? Ma vabbè, come fanno a essere stanchi? Ma non me l'ha salvato ancora? No, raga, sto gioco è rotto. Non mi salva i cambi. Perché sta cosa? Non mi li salva. Non sto capendo veramente il senso. Guarda che roba. Non mi salva i sostituti. Ora sì. Me li ha salvati. Mo' andiamo in partita. Ah, forse perché facendo quella cosa mette la formazione in automatico. Ma tu sei un pirla allora, scusate, cioè. No, vabbè, questa cosa l'ho scoperta ora. Cioè, se tu sei stato il fatto di avere meno giocatori in panchina, È ti arrivato resetta finalmente la il giorno, formazione? la Può finale della partita essere? delle Vediamo partite. se è Vedremo che funzionato. Se ha tipo di giocatore funzionato. stato d'animo lo affronteranno le sue Intanto, finale parti. di Coppa Italia con le riserve, a parte Moukoko, quindi Pierluigi fantastico. parte Che delle dire, è redini bello, della è così. tribuna, questa finale di Coppa Italia, colpo d'occhio Scalvini eccezionale, c'è, quello ok. delle tribune, due No, pretendenti, una mo' sola forse sul funzionato, mo' palco. funzionato. Vedremo chi Ho se la può capito cavare dov'era il meglio. problema. Dove Sarà una gara era spettacolare, ma Vlaovic? detto Che era in questo, mezzo alle siamo scatole. arrivati alla fine, si assegna la Cioè, Coppa per Vlaovic Italia, cambiamo tutta tutta la la squadra squadra, in mano, cambiavano. è Perché non difficile c'era arrivare alla Vlaovic. finale, Non ha tu te senso la questa regalano la cosa, finale, devi comunque. conquistartela. E queste sono le due squadre che hanno Contro la dimostrato di crescere veramente, Lazio hanno dato sempre tutto si in può campo, non si fare. sono mai Si può risparmiate. fare. Io il pronostico non sento di farlo, nei turni precedenti le abbiamo viste. Queste squadre hanno mostrato l'atteggiamento giusto. Camara, Sai cosa? Che bravissimo. vinca il migliore Sulle. dunque. Moukoko. Per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Moukoko. Buona l'intuizione qui. Bravo Ancora Kvara. a tenersi un varco in difesa. Che occasione per recuperare No. il pallone con un intervento Sta decisivo. palla se passava era bellissima. Romero contro Camara. Romero molto veloce, ma pure Camara. Ma basta con sti Rilevantissimo per il falli. gioco. Sarà punizione. Mai tocco il pallone, L'arbitro quindi scusate, di dichiara brutto immediatamente tocco tra fermo senza l'altro. L'ho registrare un possibile spostato. giallo. Vabbè, Giusto io così, Pierre. Il calcio è uno non sport di sto capendo spettacolo sti e non è che falli puoi oggi, che avere sta un fischiando. individuo. È sicuramente fra i giocatori da seguire, fra quelli in campo oggi. Ha il gol nel sangue, con la capacità. Ha la palla, buono occhio. Per Moukoko, la palletta d'oro di Sulè. Parma in vantaggio con Moukoko che non smette di stupire, di sognare, di segnare, di far tutto, insomma. Fuori classe incredibile. Ma Sulè ha fatto la giocata, A disposizione. eh. Portiere, Sulè ha fatto tutto difensore, perfetto. sacra una Ripartenza, parte. passaggio. Tutto molto bello. Tutto Pierre veramente Riccardo molto Scalvini, prima bello. palla dell'incontro, 1-0. Bene, 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 ragazzi. 1-0, si parte alla grande. Parma in vantaggio. Conquistiamoci questa Parte Coppa sulla Italia, su. destra. No, Memphis Depay. no. Bravissimo, Ricci. Ottima lettura difensiva. Sulè. Moukoko.
Mukoko. Mamma mia, Mukoko, lo stop meraviglioso. Doppietta di Mukoko, doppietta. Che squadra che è questa, ragazzi. Ma che squadra abbiamo costruito in questi anni. Una roba illegale a tratti. Veramente illegale. Veramente illegale. Bravo Ricci, bravissimo Ricci. Tiene pure in campo Mukoko. Per Sule. Dai, vai, passa da Sule. Se si muovesse Sule. Va la scheglia. Mamma mia. Vabbè, così. Così del botto. Ma sì, dai. Ha fatto un gol che boh. Questo è un quadro. Ma questo è un quadro di Kvaratskhelia. E la regia ci rimanda all'azione del gol. Sì, Vara, giocatore della giornata oggi, che è impressionante. Qui portiere in controtempo. Preso in controtempo, sì, abbastanza. 3-0 Parma dopo 30 minuti. Non me l'aspettavo così semplice, a essere onesto. Cioè, ok che la Lazio non è la migliore squadra di FIFA. Non mi aspettavo così sempliciotta sta finale. Occhio al tentativo. Ancora Sule. Trattenuto. Difesa messa male. Mukoko. Varaschelia, no. Cosa ha preso Massimiliano? Cosa ha preso Massimiliano? Ancora Sule. Guarda in mezzo per Mukoko. Camavinga. Scalvini. Ilic. Camavinga. Sta succedendo. Che sta succedendo, raga? Ancora Scalvini. La palla è nostra. Stiamo dominando letteralmente. Lazio che non ci sta capendo niente proprio di quello che sta accadendo in partita. No, 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 no. Ecco. Niente. Abbiamo dovuto fargli riaprire in un qualche modo. Benissimo, benissimo. Dai, se no era troppo semplice, se no. Coco. Del quarto uomo indica un minuto di recupero. Ci prova? Buonanotte. Ci ho provato perché il tempo stava per scadere. Avevo paura che fischiasse. Comunque, vabbè. 3-1 primo tempo. Dominata. Quel gol non ci voleva. Ma sono abbastanza tranquillo in realtà. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Sono abbastanza tranquillo sulla nostra squadra che sta giocando veramente un gran bel calcio. Tutto di prima. Guarda sulle. Buonissima, gli ha dato un calcio sulle in faccia quell'altro. Occhio al recupero in una zona. Ricci. Per sulle. No, vabbè. No, non ci credo. Non ci credo. Che si è mangiato sulle. Che si è mangiato sulle, ragazzi. Incredibile. Veramente incredibile. Bravo, Teze. Questo era il più fallo degli altri che mi ha fischiato ultimamente. Comunque, ok. La differenza è enorme. Se Segnon. Se entrava era tanta roba. Però da lì. Oi. Da lì era un po' complesso in effetti farla entrare. Era un po' complesso. Scalvini. Scopriamo insieme la prossima gara che potrebbe. No, brutta palla per Camavinga. Tese. Ammetto di essere rimasto sorpreso dalla qualità del loro gioco. Speriamo possano darcene una dimostrazione Coco. Anche nella prossima partita. Guarda Sule. Bravo, bravo Sule. Si fa perdonare il gol sbagliato. Ecco, mettiamola così. Gran bel gol comunque, veramente bellissimo. Veramente bellissimo. 4-1. Io non me l'aspettavo così sta partita. Me l'aspettavo tosta, tipo molto complessa. In realtà si sta rivelando abbastanza semplice. Più del previsto. Sule, che sta a fare la partita della vita. La palla è meravigliosa per Mukoko, ma il tiro un po' meno meraviglioso. Un po' meno, un po' meno. Leggermente meno. Leggermente meno. Romero. Calma, no. Mi si è fatto passare malamente sto pallone davanti a te. Scalvini. Ottima la scivolata del difensore. Vabbè raga, ma come giochiamo? Di cosa stiamo parlando? Mukoko. Mukoko parte, quando parte Mukoko non lo prendi neanche, devi pregare. Devi pregare che sbagli. Mukoko 5-1 Parma.
Mamma mia, che partita. Che partita, ragazzi. Meravigliosa. Pure con le riserve, in molte posizioni del campo, A parte l'attacco e la porta, sono tutte riserve, raga, tutte. C'è Camavinga. Ah, c'è Camavinga, è vero. Ecco il prossimo incontro che gli appassionati potranno seguire in diretta sempre qui Kvara. Su EATV. La filosofia dei due per Sessegnon. Piace tantissimo. Un gol più dell'avversario e questo che dovrebbe garantirci Camavinga deviata. Ha salvato così. L'allenatore sta per ancora Camavinga per Sule. Ancora Sule. No, Sule. Scalvini. Teze. Teze va da solo. Dovevo crossarla, invece ho fatto il passaggio raso terra e ho sbagliato, va bene. Ancora 2 minuti da giocare. Va la scheglia. Tentativo facile per il portiere. Ci prova da molta distanza. Ragazzi, la Coppa Italia è nostra per il secondo anno consecutivo. Dai, altra coppetta vinta. Siamo a 2 coppe, manca solo la Champions. Manca solo la Champions. Ma ora godiamoci questa Coppa Italia, questi festeggiamenti, perché sono tutti meritati. Una squadra quest'anno che è stata cattivissima dentro al campo. Abbiamo vinto tantissime partite. Sono stati veramente devastanti. Veramente tanto tanto devastanti. Non ho più la voce, ragazzi. Ho perso la voce. Ho perso la voce. Benissimo, benissimo. Chi è che alza la coppa, tra l'altro, così? Chi è che l'alza? Chi è che l'alza? Teze, così. A buffo. Capitano, alzala questa coppa, anche se non sei capitano. Però tu alzala, tu alzala. Bravi, ragazzi. Bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi, bravi. Veramente una coppa strameritata. Strameritata. Allora, detto ciò, vabbè, intervista post partita, possiamo anche andare avanti. Che onestamente non è che ora come ora mi interessi tanto. Quindi, Serie A vinta, Coppa Italia vinta, manca solamente una coppa. E sappiamo qual è. Quella è già più. No, ho fatto la conferenza. Ho sbagliato. Porca miseria, ho sbagliato. Ma porca miseria, vabbè, fa niente, dai. Andiamo avanti, diciamo cose a caso. Va benissimo, sì. Possiamo fare ancora meglio, certo, chiaramente sì. Andiamo avanti. Sì, possiamo andare avanti, brava. Gioca. Il derby emiliano, simuliamolo. 2-2. Chiesa e Paquetà. Mukoko rigore sbagliato. Incredibile. Comunque simulando non le vinciamo tutte. Ho visto questa cosa. Pur avendo una squadra molto forte, non si vincono tutte. Incredibile. Vabbè, giovane vuole andare via, non ci interessa. Allen offerta dal Chelsea, non ci interessa. Ultima di campionato col Milan e si simula di cattiveria. 1-0. Federico Chiesa. E si conclude un campionato stravinto, strameritato e tutto ciò che ne consegue. Quindi sono stracontento. Abbiamo vinto 100 milioni di euro. Ok. E mo' però c'è la partita dell'anno. Quella più importante di tutte. La finale di Champions League con l'Atletico Madrid. La partita più importante, più fondamentale della stagione, in cui si vince la Coppa delle Grandi Orecchie. E niente, siamo a San Siro, tra l'altro. Siamo a San Siro, quindi si disputa a Milano la Coppa quest'anno. Così, de botto, mi piace. Allora, ragazzuoli, mo è giunto il momento. Vediamo un po'. Cosa succede? Io ho un po' di paura.
attendono 90 minuti, se basteranno, da vivere tutti in un mamma piatto. Mia. Siamo a San Siro, nella scala del mamma calcio. Mia. Cannavaro, così, de botto. Beh, Cannavaro, gran giocatore, faticoso, mancano pochi mesi. Gran giocatore. Per arrivare al traguardo, per alzare la coppa verso il cielo. La finale. La finale di Champions. Benvenuti a Milano. Quella coppa. Quella coppa che nessuno deve toccare, perché porta male. Non toccatela, per favore. Lasciatela lì per il momento. Ok. I paesi sono collegati. Milioni di spettatori sintonizzati per seguire quella che è la partita più importante dell'anno a livello di club. Storia, tradizione, gloria, basta o vuoi che vada avanti? No, perché non ancora, Speriamo. Adesso mi arriva tutta l'ansia di tutta la carriera addosso in questa partita. Eccola. Questa è la formazione titolare del Parma, la vediamo. Ragazzi, si va. È il momento. Ci siamo, è l'appuntamento più atteso. Palla noi. La finale della UEFA Champions League e si gioca. Timber. Nuno Mendes. Bravissimo. Ecco Zaccaria. Bravo. La cede a Camavinga. Buona palla per Allen. Pericoloso qui Camavinga. No. Botta sicura. Bravo il portiere, aspetta il pericolo. Parata, parata. Troppo. La capacità di andare in velocità, il dribbling per Chiesa, caratteristiche importanti. Questo è Brian Gill, velocissimo tra l'altro. Sarà una spina nel fianco oggi. Bravo Blanco. Paquetà. Bravissimo Paquetà. Guarda Allen. Mazza che pallaccia, però sbaglia il difensore. No. Sbaglia ma non definitivamente. Recupera il pallone. Bravissimi. Ripartiamo Mukoko. Per Allen. Per Mukoko. Al pallone, no. Il tuffo di Oblak. Oblak la para. Chiesa. Vuole il tocco corto. Chiesa. Cerca fortuna al centro. Chiesa! Incredibile! Incredibile Federico. Deviata, ma chi se ne frega? L'importante è il gol. L'importante è trovare il gol subito. Dopo neanche 20 minuti, tra l'altro. Bene, bene. Mi sono cavato un po' di ansia dentro. Ottimo movimento, buon tiro. Qui il portiere non può arrivarci perché è stata deviata la palla. Chiesa, Federico, quota 12 in Champions. Deve vincere il pallone d'oro quest'anno, eh. Se non lo vince, cioè, c'è la mafia in mezzo, ve lo dico. Tanganga, ottimo intervento. Sarà rimessa. Chissà quando è che danno qua il pallone d'oro su FIFA. Non lo so. Leimer. Poi ci guardo. Perché sono curioso di vedere a chi lo danno nel caso. La cede a Camavinga. Occhio a Camavinga. No, però Camavinga. Brutto errore. Mamma mia. Blanco ci arriva. Con le sue manacce. A sventare questo pericolo. Gill. La mette in mezzo. Intervento no. Zaccaria. Vediamo se ne approfitta. Non c'è nulla. Bravo Zaccaria per Allen. No, Chiesa. Qui e perde il pallone. Mannaggia, Chiesa. Zaccaria. No, però che cazzo, non facciamoci mai da soli, per favore. Paquetà per Mukoko. Palla in verticale sull'attaccante. Guarda Allen. No, Allen addosso al portiere. Allen purtroppo gli manca tantissimo la freddezza sotto porta. Sbaglia tantissimi gol. Lo sloveno è riuscito a intervenire su una palla che molti avevano già visto dentro, evitando il gol del meno 2. No, calma. Tanganga.
Che intervento di Tanganga. Allen per Moukoko. C'è spazio per la ripartenza. Guarda Allen. Allen vai. Difesa scoperta, occhio al contropiede. Allen risponde così al mister che gli diceva che peccava di freddezza. Lui risponde: mister, ma che cazzo dici? Guarda cosa ti faccio vedere. È 2-0 Parma. Bene ragazzi, bene bene. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede. Benissimo, benissimo. Calma, calma. Sta andando tutto bene. Ok. Bravo Nuno. Chiesa per Moukoko. Ancora Chiesa. No, Chiesa. Si allunga un po' troppo. Ok, ok, ok. 2-0 per noi. Siamo in vantaggio. Stiamo giocando bene. Quindi la squadra sta giocando veramente bene. Sono stracontento. Continuiamo così. Continuiamo così, ragazzi. Zaccaria. Bravissimo. Paquetà. Per Chiesa. Moukoko. Ancora Chiesa. Ancora Chiesa. E vabbè. No, no. Prolunga per Nuno Mendes. Bravo Camavinga per Tanganga. No, Tanganga però. Mortacci. Buono Tanganga però. Palla in out, si ripartirà con rinvio del fin qui sta disputando. Ok, ok. Rimessa dal fondo. Evidenzia in maniera rimessa dal fondo di Oblak. E quando gioca così non si contiene. 55esimo, 2-0 per noi, va benissimo tutto al momento. Difesa oggi molto solida, eh. La nostra. Bravissimo Timber. Ma quale fallo? Ma c'era una buona marcatura. Non può essere mai fallo questo. Non può essere mai fallo. E c'è dunque il cambio in casa Atletico. Bravo Nuno. Era Zaccaria, scusate. Camavinga. Camavinga. Ed è Allen. Cerca il corridoio. Atletico sbilanciatissimo. Allen. Ancora lui. Ancora lui. Ammazza, oh, come l'ho criticato. Questo qui ha fatto. Sta a fare il fenomeno in finale di Champions. Io non vorrei di doppietta. Doppietta di Allen. Doppietta di Allen, raga. Casale. Allen per Moukoko. Alla Camavinga. Insomma, Zaccaria. Non è fallo. Giustamente. Nuno. Per Moukoko. No, vabbè, non ci credo. Ha preso una traversa abbastanza imbarazzante. Allen. Paquetà. Moukoko. E la chiude Moukoko. E la chiude Moukoko. Mancava solo lui. Solo lui l'appello poi, eh. Mancava solo lui. Una squadra che sta giocando incredibilmente. Io non so che cavolo. Cioè, questa fase finale di carriera siamo imbattibili. Siamo veramente imbattibili. Solo il Real ci ha fatto rischiare, eh. E l'Inter in Coppa Italia. Per il resto proprio una tranquillità quasi imbarazzante. Bravo Zaccaria. Per Mendes. Chiesa. Moukoko. Hanno metri a disposizione. Nuno. Per Chiesa. Chiesa, ancora lui. Occhio a questo errore. Nostra, nostra, nostra. Manca poco. E festeggeremo la Champions. Paquetà. Moukoko, no. Pallone che è uscito. Ci sarà rimessa. Come è rimessa dal fondo? Scusate, ma. Com'è possibile? Ero sicuro che non fosse rimessa dal fondo. Ma calcio d'angolo. Ma ero sicurissimo proprio. Bravo Casale. No, Chiesa. No, no, no. Timber. Paquetà. Intervento. Moukoko. No, volevo fare il pallonetto per chiudere in bellezza sul 5-0, ma niente. Peccato, peccato. Volevo fare il gol difficile. Il gol copertina. Giocherà
ancora per 2 minuti. Bravo Nuno. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. L'arbitro dice che può bastare e può cominciare soprattutto la festa dei tifosi sugli spalti, dei giocatori in campo, sono loro i campioni. Grande soddisfazione, Pier, per i vincitori. Hanno dato tutto quello che avevano in campo e possono mettere in campo. Ce l'abbiamo fatta. Oh. Dall'inizio della stagione era stata non ci si crede, ragazzi. Mamma mia, ce la si è fatta. Vi ricordate i gironi di Champions di quest'anno che siamo passati proprio all'ultimo secondo a momenti? C'è una sofferenza. E una volta passato quel girone teoricamente abbordabile ma difficilissimo, siamo giunti in finale con una scioltezza, a parte il Real Madrid. Però ragazzi, che squadra. Capitano Casale, alza questa fottuta coppa, questa Champions League che arriva a Parma finalmente. Triplete ragazzi. Peccato per la Supercoppa, ma chi se ne frega ragazzi, triplete. Era quello che volevamo, il nostro obiettivo. Ne valsa la pena posticipare FC24 per concludere questa stagione meravigliosa. Ne valsa la pena, assolutamente. Vi devo ringraziare per il supporto, per le visual, per i mi piace, per tutto il supporto che mi avete dato per questa serie. Grazie ragazzi, veramente tanto, perché c'è stato sempre un supporto costante. Non è mai calato, non è mai aumentato di troppo, ma è sempre stato costante. E questo è bellissimo, vedere il vostro supporto continuo, che comunque vi piace quello che porto. E con FC24 vorrò fare ancora meglio. Però intanto godiamoci questo momento. Parma, campione UEFA Champions League. Mamma mia. Peccato che manchi Vlahovic, perché se lo sarebbe meritato di alzare. Tra l'altro ho preso il trofeo, che non avevo mai vinto la Champions, ovviamente, visto che sai com'è, normalmente, no? Ma quando è che danno il trofeo, cioè il pallone d'oro? Che o lo vince Chiesa o Moukoko, cioè nel senso, non è che... No vabbè, cioè chiudiamo in bellezza, non stiamo seguendo i piani. Ma cosa? Ma vaffanculo, vate ai piani. Sì, dai, cioè, ma di che piani parla sto qui? Ma si può sapere? Ma di che piani parli? Ma in che senso non stiamo seguendo i piani? In che senso, su? Allora, guardiamo un po' la rosa. Com'è andata quest'anno? Blanco. Allora, Blanco ha fatto 51 presenze, voto medio 6,63. 90 più 1. Coren 89 più 1. 6 presenze, voto 7. Sessegnon, un punto in più di overall. 24 presenze, 6.89, 0 gol. Però 3 assist. Mendes più 1. 40 presenze, 6.99, media abbastanza alta. 1 gol, 2 assist. Casale, 37 presenze, 6.77 più 1. Solo un assist. Vabbè. Timber, 39 presenze, 1 gol e 6.69. Meglio Casale. Scalvini, 16 presenze, 1 gol, 6.93. Teze, 22 presenze, 6.64. Ricci, 22 presenze, 1 gol, 2 assist, 7.10. Buono, buonissimo. Tanganga, 35 presenze, 7.01. Non si smentisce mai Tanganga. Zaccaria, 41 presenze, 2 assist, 6.52. Camara, 38 presenze, 1 gol, 3 assist, 6.47. Camavinga, 47 presenze, 9 gol, 17 assist, ragazzi, 17 assist, più 2, 6.76 solamente. Ilic, 43 presenze, 8 gol e 9 assist, buonissimo, più 1, 6.53. Guendouzi, acquisto veramente preso, acquisto d'oro, 21 presenze, 6 gol, 3 assist,
6.66 più 1. Paquetà più 2, 92 overall, 44 presenze, 8 gol, 12 assist, 6.67. Chiesa, 92 overall, 41 presenze, 30 gol, 9 assist e 15 reti inviolate. Vabbè, 7.18. Ha fatto in Champions 11 presenze, 12 gol. Incredibile. Kvaratskhelia, 40 presenze, più 2, 16 gol, 10 assist, 6.89. Molto bene. Molto bene, anche lui. Allen, 45 presenze, 13 gol, 14 assist, giocatore incredibile, 6.88 più 2. Sulé, anno veramente incredibile per Sulé, più 3, 86, 37 presenze, 6 gol solamente, ma 17 assist. Moukoko, fiore all'occhiello, 93 overall, più 2, 44 presenze, 37 gol. 21 assist, 7.32. Dusan Vlahovic per chiudere. 38 presenze, 30 gol e 8 assist. Comunque ha sempre partecipato a un qualcosa ad ogni partita. 7.64. Stagione, devo dire, molto, ma molto intrigante. Parma che fa il triplete. Ma per il pallone d'oro? Quando è che si sa qualcosa? Perché volevo capire. Scusatemi, eh. Non ho messo la musichetta, mi scuso, ma cerco un attimo su internet. Quando danno? Che tanto termina stagione. Termina stagione. Vabbè, mi hanno confermato, grazie al cavolo. Grazie al cavolo. Vediamo un attimo. Sì, ma è quando però? Quando lo danno sto pallone d'oro? Vorrei capire un po' se riesco a farvelo vedere il vincitore. Tramite questo episodio, che vorrei un attimo, insomma, sarebbe bello. 30 ottobre dicono qua, quindi ottobre. Ottobre dovremmo vedere il pallone d'oro. Quindi ora mi stoppo e arrivo fino a ottobre, simulando tutto. Allora, siamo al 26 di ottobre. Vediamo un po'. Chiesa è stanco di attendere. Non gioca Chiesa? Siete pazzi? Ma il pallone d'oro? Non. Boh. Andiamo ancora avanti. Andiamo ancora avanti. Ho capito. Perché volevo vedere se c'era la possibilità di vedere chi vinceva il pallone d'oro. 4-2 Chiesa, Camavinga, Zaccaria, Chiesa. Chiesa incredibile pure nelle simulate. Il giocatore, vabbè, c'è la Champions, ma l'abbiamo già fatta. Basta, fammi uscire da questo posto. Fammi uscire. Perché non sento più niente io? Ma vabbè. Spero che non abbiano registrato anche come si chiama? Anche l'audio del gioco. Comunque, notizie. Quindi, tecnico del mese. Sì, ma sì, ho capito. E il pallone d'oro? C'è qualcosa che non mi sta. Non mi sta, come dire, convincendo. Vabbè, molto bene. Sì, ma il pallone d'oro? Scusatemi, eh. Quindi?
Boh. Non c'è modo di saperlo. Non c'è modo di saperlo. Perché non c'è modo di saperlo? Non lo so. Non sto capendo. Veramente, quando me lo danno sto pallone d'oro. Tanto si continua a vincere come se non ci fosse un domani, però io vorrei capire se c'è la possibilità di capirci qualcosa. Attenzione. Che me ne frega del Ghana. Ma che me ne frega del Ghana. Ma che me ne frega. Niente, raga, non c'è modo di sapere quando si vince sto pallone d'oro. È una roba imbarazzante. È una roba imbarazzante. Ma non si può cercare qualcosa qui. Mukoko 94, Allen 89. Ammazza, che squadra che sta diventando. E abbiamo perso, ovviamente. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Io, boh, io capisco. Il Brasile addirittura mi vuole. Ma io vorrei solamente vedere chi vince. Non me lo diranno mai. Non me lo diranno mai. Ma davvero siamo terzi nel girone di Champions? Il Parma ha un problema ai gironi. Penso che sia ormai cosa fatta e cosa detta, perché cioè, ogni anno va così. Mukoko, la Champions, il Valencia. Siamo già a fine novembre comunque. E non vorrei dire, ma si fa greve la situa qua. Si fa molto greve. Oh. Non sto capendo. Ammetto che non sto capendo. Il perché non me lo facciano vedere sta cosa. Boh. Vinciamo pure col Cagliari. Ok, va benissimo. Per carità, sono contentissimo. Però vorrei capire. Oh, Juventus. Mi fa vedere la Juventus, no? Cioè. Porca miseria, oh. Ma non mi interessa la nomination dei giocatori, mi interessa il pallone d'oro. Ma non c'è modo di cercare chi è il pallone d'oro? No, eh? Non te lo dicono mai. Ho paura di aver saltato il momento più che altro a questo punto, mi verrebbe da dire, eh? 4-1 col Monza. Che squadra. Porca miseria, che squadra che abbiamo costruito in questi anni. Incredible, incredible. Veramente, veramente incredible. Vabbè, ragazzi, facciamo una cosa. Io intanto chiudo qua il video. Chiudiamo qua la serie. Poi se c'è qualcosa ci aggiorneremo. Vi farò uno screenshot, non lo so. Ah, aspetta. Aspetta, aspetta un attimo. Attenzione. Abbiamo una novità. Chi sarà il miglior giocatore del 2028? Sì, però. Allora. Il prossimo dicembre la sfida è tra Mbappé, Haaland, Foden e Mukoko. E perché non Chiesa? Ma scusatemi. Ma. Qui dicembre? Ok. Stavo per abbandonare questa cosa. Ma siamo già a dicembre, vecchio. Cioè, non è che. Vabbè, niente. No. Andiamo avanti, basta allora. Siamo già a dicembre. Chi l'ha vinto? Chi lo vincerà? Oh, se non lo vince Mukoko è un affronto. È un affronto, raga. Cioè, dai. Parliamoci chiaro. È veramente un affronto. Tra l'altro abbiamo perso pure la Supercoppa Europea, eh. Tra l'altro. A un passo dalla storia. 12 gol ha fatto. Bravo Mukoko. Sì, ma. Quindi chi l'ha vinto? Vabbè,
Chissà quando è che farà sta cerimonia. Pure il Belgio ci vuole, ma... Moukoko. Prossimo passo verso il titolo. Squadra dell'anno UEFA 2028. Possibili difensori. Chi? Chi? Torres, Mendes, Davis e Timber. Beh, 10 gennaio questo però. Miglior giocatore dell'anno, ragazzi. Ragazzi, Moukoko vince il pallone d'oro. Incredibile. Incredibile. Incredible. Grande Moukoko. Per quanto mi dispiaccia per Chiesa, perché per il percorso fatto in Champions, Chiesa forse lo meritava un po' di più. Però Moukoko... Che gli vuoi dire a Moukoko, raga? Cioè, vale 211 milioni, 94. Scatto 99. Controllo palla 99. Che giocatore. Porca miseria, che giocatore. Mi dispiace un po' abbandonarlo, perché tanta roba. Tanta roba. Va bene, ragazzi. È tutto, veramente, questa volta. Io vi ringrazio tantissimo per il supporto, per essere qua. Se non muoio prima. E noi ci becchiamo con FC 24 tra non molto, perché prima devo capire quale squadra prendere. Però intanto vi ringrazio veramente col cuore. Bellissima serie, bellissimo tutto, bellissimo il vostro supporto ancora una volta. Grazie, grazie, grazie. Alla prossima, ciao.